Allora, sono Francesco Ripullone, docente di ecologia per il corso di laurea in scienze forestali ed ambientali. Oggi voglio portarvi in un viaggio virtuale nel mondo affascinante degli alberi. Non so se sapete che gli alberi sono gli esseri più longevi al mondo. Ci sono individui che riescono a sopravvivere anche fino a 5.000 anni, quindi ben 60 volte l'età media di un uomo. E non so se sapete che gli alberi sono anche gli individui più grandi al mondo, riescono ad arrivare fino a 110 metri di altezza, quindi pensate, ben 40 piani di un palazzo, e riescono ad avere dimensioni anche di 10 metri. Però penso sapete che gli alberi, grazie alla fotosintesi, riescono a assorbire CO2, quindi che è un gas serra, quindi nocivo per l'uomo, e immettere nell'ambiente ossigeno che serve per respirare. Quindi gli alberi sono sempre più importanti per l'uomo. Basti pensare alla silvoterapia per la cura dello stress e per la cura di alcune malattie a contatto con gli alberi. Quindi gli alberi hanno sempre avuto un'influenza, un impatto quindi sull'uomo, a partire quindi dalla letteratura, l'arte, alla religione. Se pensate che i Celti, che erano un popolo nordico, veneravano gli alberi, quindi li consideravano quasi come degli dei, il collegamento tra la terra e il cielo. Ecco, qui quello che vedete è la sezione di un albero del pino loricato, che è uno degli individui più importanti, una delle specie più importanti per il parco del Pollino. Questo individuo aveva più di 600 anni di età, e se pensate che era presente prima della scoperta dell'America di Cristoforo Colombo, e era presente quando è nato Galileo Galilei, era presente al momento dell'Unità d'Italia, ed era presente anche quando l'uomo è sbarcato per la prima volta sulla Luna. E questa sezione, quindi in genere quindi gli alberi, possono essere considerati come un libro aperto, un libro che basta sfogliare per trovare quindi tutte le informazioni di cui abbiamo necessità. Quindi raccontano come sono vissuti, come hanno subito gli effetti del clima sugli alberi, in che modo, quindi guardando gli anelli, quindi guardando la dimensione, lo spessore degli anelli. Quindi in anni in cui c'è stato un clima favorevole particolare ci sono anelli più spessi, in anni invece in cui chiaramente le condizioni erano sfavorevoli, lo spessore era quindi più, gli anelli erano più ristretti. Quindi è una cosa importante, fondamentale, quindi per avere informazioni quindi su come il clima ha influito sugli alberi, quindi informazioni anche poi sugli esseri viventi. Adesso, se venite con me, vi accompagno e entriamo sempre più nel dettaglio nel mondo della cellula. Quindi per entrare nel mondo della cellula noi preleviamo piccole sezioni di legno, grandi quanto la punta di uno spillo, e le osserviamo quindi al microscopio. Queste sono immagini che vedete delle cellule, e sulle cellule
guardiamo quali sono gli elementi caratteristici che possono in qualche modo essere collegati con il clima e come il clima ha influito sulla dimensione, sullo spessore della parete cellulare. Quindi una serie di informazioni che possono essere utili per capire come il clima ha influito. In questo laboratorio appunto utilizziamo delle immagini telerilevate provenienti dai satelliti per monitorare lo stato di salute dei nostri boschi. In particolare i satelliti che orbitano intorno alla Terra seguendo delle orbite fisse ci forniscono delle immagini che non sono delle semplici foto dall'alto, ma sono immagini cosiddette spettrali, cioè che contengono delle informazioni sullo stato della superficie terrestre e quindi anche della vegetazione. Dallo studio e dalle analisi di queste immagini è possibile ricavare degli indicatori, cosiddetti indici spettrali, che appunto possono essere utilizzati sia per valutare lo stato di salute delle foreste, ma anche la loro produttività e anche ad esempio l'effetto dei disturbi sia naturali che di origine umana sulle foreste. In particolare, ad esempio, possiamo mappare con grande precisione dei disturbi quali gli incendi e quindi mapparne sia l'estensione ma anche la severità del fuoco ed eventualmente i danni causati alla vegetazione. Inoltre possiamo monitorare anche i processi di ripristino e di ricrescita dopo appunto questi eventi di disturbo, in modo da valutare qual è l'evoluzione della vegetazione post incendio. Un altro aspetto fondamentale del telerilevamento delle risorse forestali è quello appunto di stimare la produttività delle foreste, sia in termini di stato di salute delle foreste, ma proprio di quantificare la quantità di biomassa prodotta dalle foreste, cioè capire di quanto cresce un bosco ogni anno e quindi stimare la quantità di legname prodotto da ogni ettaro di foresta. Questo dato è un dato fondamentale sia per la pianificazione e la gestione sostenibile delle risorse forestali, ma può essere utilizzato anche da un altro punto di vista. Infatti, conoscendo la crescita delle foreste, noi sappiamo anche quanta anidride carbonica le foreste hanno sequestrato dall'atmosfera e sappiamo che l'anidride carbonica rappresenta uno dei gas serra di una maggior concentrazione in atmosfera. Quindi possiamo stimare gli effetti in termini di mitigazione delle foreste sui cambiamenti climatici. Benvenuti nel laboratorio del legno dell'Università degli Studi della Basilicata. Siamo all'interno della SAFE, della Scuola di Scienze Agrarie, Ambientali e Forestali. Io sono Luigi Todaro, ricercatore nel settore della tecnologia del legno, insegno industria del legno e derivati. Beh, cosa dire di questo straordinario materiale che da sempre ha accompagnato l'uomo? Lo si trova un po' ovunque, la storia è piena di reperti lignei all'interno di tombe, di scavi, quindi la dimostrazione che è sempre stato un materiale estremamente utilizzato perché è duttile, perché è resistente. Abbiamo tantissimi ritrovamenti storici, portoni, tombe etrusche, all'interno di esse c'è sempre stato un manufatto ligneo oppure un monile o qualcosa che ricordasse la vita dell'uomo. Nella nostra regione in particolare, vocata da sempre all'agricoltura, alle foreste, alla zootecnia, i nostri nonni, i nostri bisnonni lavoravano tantissimo all'interno dei boschi. Migliaia di operai lavoravano nelle utilizzazioni forestali. E qui potete vedere in basso alcuni strumenti
particolarmente faticosi che utilizzavano i nostri avi per tagliare i boschi. Oggi le tecnologie sono senz'altro evolute, oggi si taglia un albero in 30-40 secondi e lo si depezza anche, invece una volta questi erano gli strumenti utilizzati dai nostri avi. Ma come è cambiato il percorso di lavorazione del legno? Ha vissuto questo materiale straordinario un momento di difficoltà a partire dagli anni 50 e 60 con l'avvento della plastica, con l'avvento del cemento, quindi all'interno delle costruzioni non si è più usato il legno, non si è più usato all'interno dei manufatti, quindi dell'artigianato. Oggi c'è però la necessità di utilizzare al meglio le nostre risorse, utilizzarle ma migliorando alcuni aspetti caratteristici del legno. Beh, noi qui dentro nel corso degli anni abbiamo usato diverse tecniche tendenti al miglioramento delle caratteristiche e delle performance dei nostri legni, proprio per evitare l'importazione di legnami da altre nazioni. Io qui vi mostro qualche esempio, che è finalizzato al miglioramento delle querce, del lontano, del pioppo, normalmente specie legnose poco utilizzate, se non per il fuoco. Abbiamo quindi fatto delle prove importanti, sostanzialmente noi proviamo a cuocere il materiale in assenza di ossigeno. Questo ha consentito al legno di acquisire una maggiore durabilità, si muove di meno nei confronti dell'umidità esterna e quindi abbiamo provato a fare dei pannelli o con il cerro o con lontano o con il pioppo, dei pannelli coi bentanti ad esempio, un fattore davvero molto importante negli ultimi anni perché l'efficienza energetica è uno degli obiettivi rilevanti della nostra epoca, quindi ottimizzazione delle risorse. Ci sono ancora altri esempi di innovazione tecnologica del settore del legno e andiamo a vederli in un'altra area del laboratorio. Allora, abbiamo detto prima che è importante usare al meglio le nostre risorse. Le nostre risorse però vanno migliorate e c'è la necessità, anche seguendo le indicazioni della Comunità Europea sull'economia circolare, quindi la necessità di sfruttare al meglio ciò che abbiamo senza distruggerlo, il famoso concetto dell'usa e getta nel settore del legno non deve più esistere. Allora, che cosa pensiamo di fare? Ciò che del legno si butta non deve essere portato direttamente al fuoco per produrre energia, ma si può fare qualcos'altro. In questo senso negli ultimi anni abbiamo pensato di tirar fuori dal legno delle sostanze chimiche importanti, delle molecole bioattive che possono essere usate nel settore farmaceutico e nel settore medico. Ovviamente per una ricerca di questo tipo è importante la multidisciplinarità, quindi la creazione di un team che veda all'interno ricercatori di diversi settori. In questo senso noi, anziché portare al fuoco l'arancio, l'albicocco, l'olivo, abbiamo pensato di estrarlo, di macinarlo ed estrarre da questa polverina delle molecole importanti. Molecole importanti che, seguendo poi dei processi estrattivi molto noti all'interno dei laboratori di chimica, ci consentono di tirar fuori dei cosiddetti metaboliti secondari, che sono degli estrattivi presenti in piccolissima parte del legno, nel legno 1-2%, ma da questi estrattivi si possono tirar fuori delle molecole importanti. Qui abbiamo fatto l'esempio, stiamo creando delle creme con l'aiuto delle nostre collaboratrici che lavorano con noi, delle creme importanti per uso topico, assolutamente naturali. Valentina Lo Giudice, sono una dottoranda che attualmente opera nel settore del legno. In particolare mi occupo di pannelli truciolari, che è un piccolo ramo che abbraccia il mondo dei cosiddetti wood-based panels, ovvero pannelli a matrice legnosa. Come potete vedere, questo è un ambito molto ampio e come potete vedere da questi
campioni, i pannelli a base legnosa utilizzano diversi elementi primari. L'elemento primario che utilizzo personalmente per creare il pannello truciolare è il truciolo, come potete vedere da queste particelle, ecco, tecnicamente dette particelle, che non provengono altro che da scarti di potatura di specie molto rappresentative dell'ambito mediterraneo. Non esistono, come ho detto poc'anzi, soltanto pannelli di particelle, ma anche altri tipi di pannelli in fibra legnosa. Oltre ai pannelli truciolari ci sono anche i wood polymer composite, che sono costituiti da plastica e da legno in più bassa percentuale. L'ambito è ampio e l'obiettivo è sempre quello di utilizzare uno scarto e di non renderlo più scarto, quindi restituirgli in un'ottica di economia circolare quella che è cioè di riprodurre il ciclo di vita del prodotto.